Prima gara della stagione della Formula 1 2024. Max Verstappen partirà dalla pole position numero 33 per il pilota olandese, proprio come Jim Clark, un mito, uno dei più forti, se non il più grande di tutti, a detta di chi lo vide correre. Jim Clark raggiunse questo traguardo dopo appena 72 corse, ce ne sono volute 185 a Max Verstappen per arrivare al computo di 33 pole position, molto superiore però il numero delle vittorie, così anche come quello dei titoli mondiali, due per lo scozzese volante perito tragicamente nel 1968 in un assurdo incidente a Hockenheim in Formula 2, sono tre i titoli mondiali invece conquistati da Max Verstappen. Pole position per Verstappen, al suo fianco Charles Leclerc con la Ferrari. Charles Leclerc che aveva probabilmente nelle sue corde il giro magico che poteva farlo partire dalla pole position, era riuscito a fare un tempo migliore rispetto a quello di Verstappen nel corso del Q2, poi però non è riuscito a replicarlo nel Q3, ha detto: avevo un solo set di gomme nuove, il primo tentativo con set di gomme usate mi ha fatto perdere il ritmo, e così dovrà accontentarsi della prima fila partendo dal secondo posto. Ma adesso si accendono i semafori allo spegnimento, il via della stagione 2024 della Formula 1, si spengono, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua resta per andare a chiudere Leclerc che ha avuto un buono scatto. Leclerc prende la scia Verstappen, Verstappen difende l'interno, prova a muoversi all'esterno, si sfiora quasi il contatto, ottima partenza dietro anche tra l'altro di Sergio Perez che è riuscito a sopravanzare la Ferrari di Sainz, ci sono dei contatti nelle retrovie che vedono diverse vetture andare sulla via di fuga, ma davanti nelle prime posizioni tutto quanto regolare con Verstappen al comando davanti a Leclerc, terzo Russell che è riuscito a mantenere la posizione, in quarta posizione c'è invece Sergio Perez con l'altra Red Bull che è riuscito a sopravanzare Carlos Sainz, ricordiamo peraltro che tutti quanti sono partiti con gomme soft e le Red Bull erano le uniche ad aver la possibilità di poter utilizzare delle gomme soft nuove avendone risparmiato un treno. In questo momento c'è la vettura di Russell che è riuscito a passare Leclerc, il sorpasso di Russell su Leclerc, dunque Russell si è portato in seconda posizione, Leclerc terzo, manovra improvvisa da parte del pilota inglese, Verstappen, Russell, Leclerc, Perez, Sainz, cambiano le primissime posizioni, la Ferrari di Leclerc che adesso ha avuto anche un bloccaggio al tornantino, potrebbero esserci delle problemi, delle difficoltà per il pilota monegasco della Ferrari che ha fatto passare Russell, adesso alle sue spalle c'è molto minaccioso anche Perez, ancora una staccata allungata in maniera però sbagliata da parte di Charles Leclerc nel tornantino, problemi come sensibilità in staccata ed è anche abbastanza strano perché Leclerc è uno dei piloti diciamo che fa della staccata il suo punto di forza. Attenzione intanto perché qui c'è Sergio Perez che sfrutta un'accelerazione migliore in uscita dalla tornantina, affianca Leclerc, i due sono ruota a ruota, all'interno Perez passa e Perez si porta dunque in terza posizione sopravanzando la Ferrari di Leclerc, Ferrari di Leclerc che è parsa in difficoltà in staccate, adesso credo che anche Sainz potrebbe andare ad attaccare il compagno di squadra perché ripeto Leclerc di questi quattro, Russell, Perez, Leclerc e Sainz sembra essere quello leggermente più in difficoltà quantomeno fino a questo momento. Intanto Verstappen davanti ha già allungato 5 secondi e 6, gira tra i 7 e gli 8 decimi più veloce rispetto a tutti quanti gli altri, è un Leclerc in difficoltà, un Leclerc che in staccata continua a commettere errori, è stato proprio un errore, adesso la regia ci ha fatto rivedere per intero il sorpasso di Perez, prima se lo era perso l'ha preso solamente a metà, un altro lungo al tornantino con un'accelerazione così così per forza di cose, se è andato largo ha favorito il sorpasso ai suoi danni da parte di Perez. C'è stato un bel duello tra le due Ferrari con Leclerc che ha avuto un sovrasterzo in uscita dell'ultima curva e sul retterino del traguardo è stato da prima affiancato e poi superato in staccata con un sorpasso decisamente aggressivo ancorché molto corretto da parte del suo compagno di squadra Sainz. A quel punto si è aperta nel giro successivo la girandola delle soste, si è fermato ai box Russell, si è fermato anche Leclerc e adesso dunque come spesso succede in Formula 1 si innesca una sorta di effetto domino. L'allarmante team radio di Charles Leclerc poco fa che si è aperto con il suo box ha detto: non riesco a non bloccare le gomme anteriori dappertutto, e questo in realtà lo avevamo già visto anche guardando le immagini che abbiamo raccontato delle numerose difficoltà in staccata, evidentemente non ce le siamo inventate cari amici radioascoltatori, da parte del pilota monegasco. Leclerc che approfittando del fatto che si è fermato ai box due giri prima del suo compagno di squadra, anzi tre giri prima per la precisione del suo compagno di squadra, lo ha scavalcato, attaccato a Russell a mezzo secondo, c'è Leclerc con la Ferrari che a sua volta si porta dietro il compagno di squadra, quattro decimi Sainz, in quarta e quinta posizione all'attacco della Mercedes di Russell che sembra un po' in difficoltà con le gomme dure montate da tutti quanti in questo secondo stint. Mentre non eravamo collegati, sorpasso duro ancora ma corretto di Carlos Sainz ai danni di Charles Leclerc con Sainz, ascoltiamo Leclerc. I try fully going to the right when I'm braking. Okay, we are checking. Quella che si lamenta del cannot fight. Qui
lui si lamenta che la macchina, usiamo un gergo un po' diciamo automobilistico, tira a destra quando va a frenare, e poi ha anche al suo ingegnere di pista, che gli ha detto stiamo controllando, ha precisato: così facendo non posso neanche difendermi, perché combattere diventa pericoloso. Questo è anche un po' un messaggio in politichese detto, lanciato dicendo Carlo Sainz mi ha sorpassato perché non riuscivo a difendermi. Intanto Sainz passa anche Russell on fire, il pilota madrileno della Ferrari. Sainz passa Russell e si porta in terza posizione. Di certo davanti, che questi problemi non sembra averne, è Verstappen. L'anno scorso, al termine dei test invernali, George Russell, pilota della Mercedes, aveva detto: questi qui vinceranno tutte le gare di quest'anno, dopo aver visto il comportamento della Red Bull. Ne hanno vinte 21 su 22. Quest'anno, al termine dei test e all'avvicinarsi diciamo delle prove libere del campionato nel Bahrain, lo stesso Russell ha detto: Verstappen parte con 20 secondi di vantaggio di default nei confronti di tutti quanti. Beh, non siamo ancora a metà gara, a 13 secondi di vantaggio su Perez in questo momento, il pilota olandese. Come dire, insomma, Russell è un gran pilota, ma è anche bravo diciamo a dare questo tipo di indicazioni. Sta iniziando il Vassar delle seconde soste, si è fermato Russell, è stato il primo dei piloti di vertice ad effettuare la sua sosta. Si era fermato del resto per primo anche nella prima tornata di pit stop. Russell, che ha montato gomme dure, tutti quanti i big hanno effettuato anche la seconda sosta, dunque abbiamo una classifica che è fedele davanti a tutti le due Red Bull, quella di Verstappen davanti a quella di Perez. A seguire in terza posizione la Ferrari di Sainz, staccata di 1,09 secondi dalla macchina di Perez, quindi Russell quarto con la Mercedes, Leclerc quinto con l'altra rossa. Piccola nota, piccola fino a un certo punto: Verstappen e Perez nella loro seconda sosta sono rientrati in pista con gomme soft, gomme morbide, a differenza di tutti gli altri che hanno montato delle gomme dure. È vero, la Red Bull era stata l'unica squadra di quelle di vertice a risparmiare un treno di gomme soft nuove, non le ha montate in partenza, ha preferito usarle per l'ultima parte della corsa. Sono tanti giri da dover fare, ma evidentemente insomma in casa Red Bull sanno che possono utilizzare questo tipo di gomme senza problemi per quello che riguarda l'usura. Attenzione, c'è un errore di Russell che arriva lungo al tornantino e Leclerc prova ad affiancarlo. I due sono affiancati, ma Russell ha avuto un'accelerazione peggiore perché è andato largo al tornantino, dove non è della sorte. Tante volte aveva sbagliato Leclerc in questa gara. Leclerc si porta al quarto posto. Leclerc sorpassa Russell, gli applausi del muretto della Ferrari, dei meccanici, li sentite in sottofondo. E allora cambia la situazione: Verstappen, Perez, Sainz, Leclerc, Russell, con le Ferrari in terza e quarta posizione. Max Verstappen, che sta affrontando il suo ultimo giro con 22 secondi di vantaggio su Sergio Perez e 25 secondi di vantaggio su Carlos Sainz. Siamo già nella ultima parte della pista con il pilota olandese che affronta l'ultima curva, zigzaga sul rettilineo del traguardo, va a tagliare il traguardo e vince il Gran Premio del Bahrain 2024, vittoria numero 55 in carriera per Max Verstappen, che si porta più 2 nei confronti di Sebastian Vettel, fermo a quota 53, e mette subito in chiaro le cose su quello che vuole chiedere da questa stagione. In seconda posizione arriva adesso Sergio Perez, che va a completare la doppietta della Red Bull. Al terzo posto arriva Carlos Sainz, Gagliardo con la Ferrari, che ottiene un piazzamento sul podio. Forse la Ferrari si aspettava qualcosa di più, ma ricordandosi dov'era la Ferrari l'anno scorso all'inizio dell'anno, diciamo che un passo avanti assolutamente è stato fatto. A chiudere poi la zona punti, mentre intanto quelli che sentire in sottofondo sono i fuochi d'artificio che sentire crepitare sopra il circuito del Bahrain. Leclerc quarto con l'altra Ferrari, Russell, Norris, Hamilton, Piastri, Alonso e Stroll.